Visto che ormai manca pochissimo tempo, è giunto il momento di parlare delle aste, delle parachain su Polkadot, andando a capire tutto quello che c'è da sapere partendo dalle basi, quindi dal che cos'è una parachain, che cos'è un'asta di parachain, qual è il suo scopo, come funziona, come si fa a partecipare, veramente tutto quello che c'è da sapere dalla A alla Z, con l'aiuto delle mie solite slide che vi lascio anche scaricabili, link in descrizione, gratuitamente. Alla fine andiamo anche a vedere quelli che secondo me sono i 5 progetti più interessanti in questo ambito, quindi che si stanno applicando per partecipare a queste aste di parachain e che quindi potrebbero diventare parachain su Polkadot. Perché questo evento è importante? Innanzitutto perché sono le prime aste di parachain su Polkadot, quindi i progetti che vinceranno queste aste avranno un'accelerazione molto forte nel loro sviluppo e di conseguenza nel prezzo e nel valore del loro token. In seconda battuta, perché questo creerà un'enorme domanda, ridurrà anche l'offerta per DOT, quindi avrà un forte effetto anche sul valore intrinseco, nonché sul prezzo a lungo termine, chiaramente, di DOT. Perché per partecipare a queste aste occorre andare a vincolare dei DOT per un periodo che può arrivare fino a 2 anni. Immaginatevi quanta supply può essere vincolata lì dentro. Non voglio spendere troppe parole adesso, risultando poi confusionario e generico, quindi prendiamo in mano le nostre slide e andiamo nei dettagli. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Partiamo con la teoria sulle aste di parachain e poi arriviamo ai 5 progetti più interessanti. Quindi guardate, mi raccomando, il video fino alla fine e vi chiedo anche, secondo voi, quali sono le parachain potenziali più interessanti in arrivo su Polkadot? E anche vi chiedo, voi parteciperete a queste aste o siete investitori su Polkadot? Rispondetemi nei commenti che ci confrontiamo. Iniziamo subito col capire che cos'è una parachain, perché se uno non ha ben chiara l'idea, il concetto di parachain, è difficile che capisca chiaramente tutto il resto. La parachain è una blockchain direttamente collegata a quella che si chiama Relay Chain di Polkadot. Bisogna capire che Polkadot è fatta a moduli. Al centro c'è appunto la Relay Chain, che è quella chain centrale che si occupa di consenso, sicurezza, interoperabilità tra le varie chain attaccate ad essa e coordina un po' tutte le operazioni di base, quindi quelle che abbiamo appena detto, dell'ecosistema Polkadot. Il collegarsi alla relay chain direttamente, questi quadratini che vedete grigi, quindi sono nell'immagine proprio le parachain stesse, dà diritto a notevoli privilegi. In primis appunto la sicurezza, l'affidabilità della relay chain che funge come substrato e inoltre una semplificazione dell'interoperabilità con altre parachain, perché ricordiamo che sono tutte collegate, attaccate al medesimo substrato, quindi ripeto è un grosso privilegio. Inoltre le parachain sono i progetti più seguiti anche dalla Web3 Foundation, che è quella fondazione che sostiene, diciamo, lo sviluppo del mondo Polkadot, e anche la community poi le vede meglio, quindi sono una parachain è un livello superiore al di là di tutto, di tutte quelle chain che non riescono a ottenere questo privilegio. Quanti slot ci sono disponibili? 100, è un numero fissato, non può cambiare nel tempo, è il livello massimo chiaramente, 100, non per forza devono essere tutti pieni, ma non ce ne possono essere 101. Ce le si aggiudica tramite asta e questo aggiudicarsi lo slot di parachain non è a tempo indeterminato, ma dura un periodo che si chiama lease period, quindi di fatto è un leasing, un prestito, una sorta di affitto di questo slot, e per aggiudicarsi, ripeto, questo slot per il periodo temporale che è il lease period, occorre partecipare ad un'asta competendo con gli altri partecipanti. Come funziona? Che cos'è questa asta? Allora, questa asta viene eseguita periodicamente per alcuni lotti di slot. Quindi, supponiamo, non lo so,
5 slot alla volta per 5 volte consecutive, sono 25 aste totali che possono essere, ripeto, lottizzate, suddivise in base poi a come viene deciso dallo sviluppo di volta in volta a seconda della fase in cui ci si trova. I partecipanti, se vincono l'asta, come abbiamo detto, si aggiudicano lo slot per la durata di questo lease period, che solitamente è di 2 anni, ma non per forza. Comunque prendiamo come tempo, diciamo, standard questo di 2 anni. Una volta scaduto il lease period, che cosa succede? Succede che devono riaggiudicarselo lo slot, altrimenti rischiano di perderlo. E quindi come fanno? Devono partecipare ad un'altra asta, semplicemente. Come si fa a partecipare a quest'asta? Quindi ultimo step della catena, devono andare a partecipare in DOT. Se avete seguito quelle su Kusama, chiaramente erano in KSM, il token di la coin di Kusama. Su Polkadot invece sono in DOT. Quindi per aggiudicarsi uno slot durante un'asta, il partecipante che offre di più, con una modalità che vedremo tra poco, in DOT vincolati per il lease period, vince lo slot proprio per quella stessa durata. Il partecipante che fatica comunque a raccogliere un'enorme quantità di fondi, perché c'è molta competizione con le aste, nelle aste, pertanto chiede aiuto al pubblico, ovvero se dal pubblico si vuole dare una mano a questi partecipanti, si può andare a dargli i propri fondi che loro impegneranno proprio per l'asta stessa. Questo modello si chiama crowd loan. Visto che il lease period è di 2 anni, questi fondi che noi andiamo a utilizzare, impegnare, quindi in prestito al partecipante all'asta, non è che glieli regaliamo, glieli prestiamo per la durata del lease period, nel caso in cui chiaramente vinca l'asta. Questo lo capiamo meglio con la slide successiva, che mostra il flusso di capitale, il flusso di coin e di token che si hanno durante il crowd loan. Abbiamo al centro l'aspirante parachain che vuole partecipare all'asta per uno specifico slot. Cosa fa? Deve raccogliere il massimo più dot possibili, perché più ne ha e più ha probabilità di vincere l'asta. Come fa a raccoglierne il più possibile? Ve l'ho detto, li chiede al pubblico. Al pubblico non è che puoi chiedere: mi presti i tuoi dot in fiducia così perché ti piaccio e mi vuoi bene. Il pubblico ti dice: vai al diavolo, preferisco metterli in staking o tenermeli o farci altro. E allora tu cosa fai per convincerlo? Dici: guarda, facciamo così, tu mi presti i tuoi dot per il lease period e io in cambio ti do i token, con un rapporto che si decide chiaramente prima dell'asta, e i miei token poi te li tieni e ci fai quello che vuoi. E allora il partecipante dice: quasi quasi, perché poi se vince l'asta questi token potrebbero valere tanto, inoltre i DOT prima o poi mi vengono restituiti, quindi è assolutamente un buon compromesso. E allora sì che c'è l'incentivo a partecipare, chiaramente, ai progetti nei quali si crede di più. Per quale motivo nei quali si crede di più? Perché se si partecipa a queste aste, ve l'ho detto, i DOT sono vincolati per 2 anni tendenzialmente, poi vengono sbloccati e li recuperiamo indietro, e inoltre la token unlock schedule, ovvero il calendario in cui vengono distribuiti i token che riceviamo in cambio della nostra partecipazione in DOT, è variabile. Ci sono alcuni progetti che magari li danno tutti subito, altri magari li sbloccano un po' alla volta lungo i 2 anni, quindi c'è un modello, ripeto, variabile, che si può decidere in base a quello che è appunto la prerogativa della parachain stessa, e quindi è tutto orientato più sul medio-lungo termine, perché stiamo parlando di un orizzonte temporale comunque di un paio di anni, quello è l'ordine di grandezza. Una volta scaduto il lease period, abbiamo detto, c'è da indire una nuova asta. Affinché la parachain rimanga tale, deve vincere di nuovo l'asta per quello slot. E quindi cosa fa? Fa un altro crowd loan? Beh, si spera di no, perché se ha lavorato bene la parachain durante i suoi 2 anni di attività, si spera che abbia fatto dell'utile. Non lo so, mi viene in mente una piattaforma DeFi che raccoglie, fa pagare fee per le operazioni, parte di quelle fee le può destinare in un pool dedicato proprio alla prossima asta. Questo è
una logica che secondo me ha senso e insomma rende anche il progetto stesso più, come dire, di pregio agli occhi degli investitori e degli utilizzatori. Un progetto che dopo 2 anni di attività fa un altro crowd loan per ripartecipare all'asta, secondo me avrebbe ben poco successo. Come funziona l'asta? Andiamo a capirlo in maniera più dettagliata, perché abbiamo capito, insomma, come ad alto livello che cosa accade durante l'asta, ma come viene scelta la parachain che vince, quali sono le dinamiche dell'asta, chi offre di più vince? In realtà è quella che si chiama candle auction, ovvero in sostanza c'è un periodo di tempo di 7 giorni durante i quali si può fare delle offerte. Al giorno 1 si può già arrivare con l'offerta pronta, ovvero che apre insomma questo periodo di 7 giorni e si ha già l'offerta posizionata. In realtà ci sono 2 giorni di preparazione prima del giorno 1 nei quali si può preinserire per l'appunto i bid, le proprie offerte. Durante questi 7 giorni si bidda, quindi tutti offrono, si può cambiare, alzare, abbassare l'offerta e così via, e alla fine dei 7 giorni cosa succede? Si va a prendere un momento random durante questi 7 giorni, tac, e si dice vediamo qui chi offriva di più. Si prende colui che ha offerto di più e gli si aggiudica lo slot della parachain. Quindi questo che cosa ci fa capire? Ci fa capire che è meglio esporsi subito, fin dal giorno 1, con la massima offerta possibile. Perché altrimenti, supponendo che io parto al giorno 1 con un'offerta bassa e al giorno 3 vado a offrire il massimo, e sono il primo dal giorno 3 al giorno 7, ma lo snapshot random prende il giorno 1 e mezzo, in mezzo tra l'1 e il 2, io non sono primo, non vinco, nonostante alla fine io sia quello che stava offrendo di più. E la raccolta fondi, vedete, può essere un crowd loan oppure un direct bid, ovvero che l'offerente, l'aspirante parachain, ha già i fondi da impegnare di suo pugno senza richiedere quindi l'aiuto del pubblico. Questo è un po' tutto la dinamica del come funziona un'asta di parachain. Andiamo adesso a vedere come partecipare. Quindi io, utente, voglio andare a impegnare i miei DOT per ottenere questi token delle aspiranti parachain. Come faccio? Allora, il funzionamento è abbastanza semplice e si può fare o in autonomia, quindi tramite polkadot.js, che è l'estensione browser, chiamiamolo la versione Polkadot di MetaMask, l'interfaccia è molto simile, creare un account, depositarci dentro i DOT e poi insomma impegnarli all'interno del vault, del contract, ecco, del crowd loan quando viene aperto. Non è che possono entrare tutti a casaccio, vengono sempre create delle waitlist, quindi bisogna essere sul pezzo, seguire i progetti. Io vi consiglio di seguirli su Twitter in particolare, perché lì vengono poi condivisi tutti gli aggiornamenti, le scadenze ed eventuali cose da sapere, e una volta che per l'appunto apre o chiude la waitlist lo sappiamo e non rischiamo di venire tagliati fuori, anche perché di solito chi arriva prima ha dei privilegi, un'allocazione più alta, dei bonus di vario tipo. Quindi ripeto, consiglio caldamente di seguire i progetti che ci interessano per non venire tagliati fuori. Una volta fatto ciò, aspetto che di solito nella waitlist chiedono la mail, ci danno una checklist di cose da fare che appunto sono la banale creazione dell'account su Polkadot.js, il deposito di DOT, l'essere pronti una volta che viene annunciato il crowd loan a partecipare. Oppure ci sono gli exchange, i checks, che alcuni di essi permettono appunto di partecipare tramite loro, quindi con una grossa semplificazione. Di fatto loro sono in waitlist, sono anzi in whitelist, oserei dire, perché hanno una allocazione garantita, e noi possiamo andare a partecipare tramite loro, che splitteranno questa loro allocazione con i vari appunto partecipanti interessati, con un modello che è simile a quello del launchpad di Binance. Per il momento io so che ci sono Kraken e Binance che fanno ciò, non so se ce ne sono anche altri, nel caso fatemelo sapere anche nei commenti. Binance non ha ancora, se non erro, ci ho guardato stamattina, non ha ancora ufficializzato la procedura che
attraverso la quale si potrà partecipare, ma ha ufficializzato che sarà possibile partecipare. Questo è quanto per ciò che riguarda la teoria, ma anche la pratica, in realtà, perché abbiamo visto anche come partecipare, cosa estremamente semplice. Parentesi, poi seguitemi, perché una volta che ci sarà la possibilità, ad esempio da Binance, di partecipare, vi aggiornerò di volta in volta sul come. Adesso andiamo a vedere tra le aspiranti parachain quelle che secondo me sono i 5 progetti più interessanti. Per andare a studiare e valutare le varie aspiranti parachain o parachain già esistenti e già operative, vi consiglio questo sito parachains.info. Diamoci un'occhiata veloce e poi passiamo ai 5 progetti più interessanti. Allora, qua banalmente possiamo filtrare per le parachain su Kusamo, su Polkadot, oppure entrambe. Possiamo filtrare anche per caratteristiche particolari, che adesso andiamo a vedere. Allora, innanzitutto abbiamo un tag che ci mostra la categoria, il settore nella quale opera o punta ad operare la parachain in questione, DeFi, NFT, gaming e così via. Poi che cosa abbiamo? Status, importantissimo, perché guardando lo status vediamo a che punto è il progresso e lo sviluppo della parachain in questione. In particolare abbiamo 4 milestones, ovvero l'annuncio del progetto, quindi esistiamo, la fase di test sulle varie testnet, West End o Rococo, la fase di asta, ovvero partecipiamo alle aste di parachain, e poi la vittoria dell'asta, quindi l'essere parachain su Polkadot. Chiaramente più si è avanti in questa barra di progresso e più è avanti lo sviluppo della parachain. Adesso l'unica cosa che ci interessa, come che può essere una sorta di discriminante, è già in testnet, cioè la stanno già testando oppure no, perché ci fa capire a che stadio dello sviluppo è poi l'operatività della parachain stessa. Più è avanti, meglio è. Poi qui possiamo vedere tokens, innanzitutto il loro token, se è già stato annunciato, ed eventualmente il prezzo. Perché eventualmente? Perché alcuni di questi token sono già tradabili su alcune piattaforme, su alcuni exchange, e altri no. Questa è una decisione chiaramente del team stesso, se erogare già il token oppure no, e comunque non fa tanto da discriminante. O meglio, fa da discriminante se uno punta più alla speculazione che all'investimento, perché se uno punta alla speculazione può dire: bene, io acquisto prima il token, ancora prima che diventi una parachain, su un exchange, e poi se vince l'asta, secondo me incrementa molto di prezzo, quindi poi lo rivendo. Questa è una logica da speculatore. Se invece uno vuole investire nel progetto stesso, parteciperà all'asta, dirà: bene, anche se non c'è il prezzo non mi interessa, perché io credo nel lungo termine in questo progetto, e magari appunto vincolo i miei DOT anche per 2 anni, sto attendo il release schedulato del token stesso e basta, perché tanto non punto a venderlo in breve tempo. Poi abbiamo i grant della Web3 Foundation, che, come vi dicevo, è un po' la fondazione che c'è dietro allo sviluppo di Polkadot. E quanti grant vengono dati? Un grant in sostanza è un'allocazione di fondi da parte della Web3 Foundation per aiutarti a sviluppare il tuo progetto. Ci sono delle sorte di concorsi dove si può chiaramente andare a far vedere quello che si sta facendo, e la Web3 Foundation può dire: bene, io ti do un grant per l'obiettivo XYZ, e poi però chiaramente lo devi portare a termine, e questo è un boost, diciamo, allo sviluppo del progetto stesso, oltre che un token di apprezzamento da parte della Web3 Foundation, che sicuramente è una cosa positiva. Numero di investitori, quindi non è che più investitori ci sono e meglio è, bisognerebbe andare a fare un po' di disamina anche tra i vari investitori, perché sappiamo bene che ci sono alcuni venture capital che sono più da pump and dump, e quindi partecipano prima e appena possono dumpano, che sono più dannosi che altro, quindi per l'ecosistema e il progetto stesso, mentre altri sono più noti per investire a lungo termine. E poi GitHub fa vedere un po' un punteggio di quanto è frequente
precedente, diciamo, lo sviluppo, stando ai dati pubblici della repository su GitHub di quello specifico progetto. Quindi questi sono un po' i dati in questione. Adesso andiamo a vedere i 5 progetti che secondo me sono più interessanti. Non mi baso ovviamente solo su questi dati, perché sarebbe, insomma, facile dire vabbè, io guardo questo e via, ci provo, provo a buttarmi su tutti. Io ho provato a fare un po' di selezione anche basandomi sul settore del progetto in questione, su quello che hanno fatto, che stanno facendo, all'idea che c'è dietro e, insomma, qualche dato in più, ecco, un minimo di studio. Non vado a fare una disamina super dettagliata dei singoli progetti, perché altrimenti andremo avanti per 2 ore, e vi incentivo ovviamente a fare le vostre ricerche, perché questi 5 che ho scelto io non è che per forza devono performare bene, quindi questi, come al solito, non sono consigli finanziari. Il primo è Akala, progetto DeFi, quindi un hub DeFi all in one su Polkadot. Non so se avete seguito Karura su Kusama, ha avuto un grandissimo successo, era stato uno dei progetti più attesi, e non a caso Akala è uno dei progetti più attesi appunto su Polkadot stesso. Che cosa ha al suo interno? Ha un po' di tutte le funzionalità principali della DeFi, quindi la possibilità di andare a fare quello che si chiama liquid staking, quindi andare a mettere i DOT in staking ma ottenendo una sorta di derivato liquido, come accade con Solana, per capirci, quando si va a mettere SOL e si ottiene MSOL, oppure Ethereum e si ottiene STETH tramite Lido, una piattaforma del genere. Poi un modello SimilDai per creare una stablecoin collateralizzata da asset cross-chain. Quindi, ripeto, un modello SimilDai con i cosiddetti CDP. E infine un DEX che si basa proprio anche su questi pilastri che abbiamo visto come provider di liquidità. Il tutto beneficiando delle gas fee molto agevolate, perché Polkadot di fatto è anche, come dire, comodo per il fatto che le gas fee sono sempre basse e la velocità di transazione è alta, e le gas fee possono essere pagate in qualsiasi token, non per forza nel token di Akala. Quindi questo è il primo, molto hypato, la waitlist è già molto lunga, quindi secondo me è anche un po' complicato partecipare, però vediamo poi come funzionerà con gli exchange, se daranno qualche incentivo ulteriore o avranno qualche, non so, allocazione particolare. Procediamo poi con Bit.Country. Bit.Country mi interessa perché fa parte del mondo metaversi, gaming, NFT, un po' quella zona lì. Quindi in sostanza permette di creare le proprie community nel proprio metaverso a chiunque. Tra gli investitori c'è Animoca Brands, che è molto attivo nel mondo appunto del gaming e degli NFT, e quello per me è stato anche interessante come criterio stesso. E poi ci sono molte integrazioni previste, quindi il proprio metaverso lo si può integrare con i vari social media. E appunto questo, il motivo principale è proprio il settore che adesso è molto in trend, e il trend secondo me è destinato a crescere nel tempo, e su Polkadot ci vorrà un po' la sua controparte, quindi questo mi ha spinto a sceglierlo. Poi abbiamo Moonbeam, il terzo, non sto andando in ordine dal migliore al peggiore, sto andando in ordine puramente casuale. Moonbeam è una piattaforma di smart contract, quindi interoperabilità con Ethereum, compatibilità EVM, interoperabilità anche con la blockchain Bitcoin, che è assolutamente un qualcosa di fondamentale per lo sviluppo di una piattaforma che non si ferma, per quanto comunque Polkadot sia basato sull'interoperabilità tra le sue chain. Non si deve fermare lì, deve parlare anche col mondo esterno, in particolare, come ben sappiamo, con Ethereum, e quindi questo è assolutamente fondamentale. Moonriver, che è la sua sorellina su Kusama, non so se avete visto quanto ha performato bene, quindi questo mi fa ben credere anche per la sorella maggiore Moonbeam. Andiamo avanti con Parallel Finance, che è un altro protocollo DeFi
un altro in realtà è, come dire, complementare in parte a, ad Acala, quello che abbiamo visto all'inizio, è una piattaforma di lending, quindi un money market che sapete bene quanto penso siano fondamentali per fare da basi di un ecosistema DeFi florido e ben funzionante. Anche qui c'è lo staking liquido che si chiama XDOT, però vabbè, questo è assolutamente una ridondanza con Acala, ma la cosa che per l'appunto mi interessa di più, mi attira di più, è proprio il lending protocol, che è assolutamente fondamentale. Ultimo ma non ultimo, Affinity, che è in fase, deve ancora essere testato. Allora uno può dire, ma come mai, cioè cosa ti viene in mente? Anche qui parliamo di NFT, gaming e simili, quindi è in certi versi simile a bit.country, ma la cosa che mi ha incentivato a seguirlo e ad interessarmene è che c'è dietro il team di Engine, che sicuramente non sono gli ultimi arrivati nel mondo del gaming. In particolare interessante il concetto dei para token, che sono un nuovo standard di token compatibili con il mondo Polkadot e Kusama, di cui il token Affinity sarà per la appunto il primo, uno standard dedicato proprio alla sua specifica applicazione. Che dire, questi sono i 5 progetti che secondo me sono i più interessanti. Vi chiedo, vi rinnovo la domanda di quali sono secondo voi gli altri che vale la pena seguire, ditemelo nei commenti, così ci confrontiamo. Io vi faccio un carissimo saluto e alla prossima.